È partito dal piazzale antistante il cimitero di Catanzaro il corteo di Libera per la giornata nazionale della memoria per le vittime innocenti di mafia. La testa del corteo è stata riservata ai familiari delle vittime di 'ndrangheta provenienti da tutta la regione. In migliaia sono scesi in piazza accogliendo così l'invito dell'organizzatore Don Luigi Ciotti. Studenti, organizzazioni sindacali, associazioni ed amministratori pubblici con gonfalone al seguito. Il corteo è poi giunto nella centrale piazza Matteotti, dove dopo una serie di interventi ci si è collegati con il corteo nazionale che si è svolto in simultanea a Padova. La giornata di oggi è una giornata importante e se il legislatore nel 2017 ha inteso dedicargli con legge addirittura una disposizione, vuol dire che ha un valore non soltanto formale ma sostanziale. Dal 1996 si celebra questa giornata e dal 2017 è legge dello Stato. Significa che lo Stato ci mette la faccia, si deve impegnare sempre di più perché le mafie sono subdole e comunque non garantiscono la crescita di un territorio, questo è sicuro. Quindi per la crescita di un territorio oggi è una giornata importante perché ci sono varie componenti istituzionali che vogliono investire nel nostro paese per la crescita del territorio e perché ci sia giustizia sociale, perché non c'è crescita se non c'è giustizia sociale. Bella giornata, una bella manifestazione, ma soprattutto un esempio di trasparenza su quello che dovrebbe essere il futuro di questa nostra regione, del sud d'Italia, dove la mafia per tanti anni ha bloccato lo sviluppo. Quindi questa manifestazione deve essere un monito anche per chi si avvicina al fenomeno criminale, ma soprattutto un monito per le nuove generazioni, un esempio bello per le nuove generazioni a non avvicinarsi a questo mondo che ha bloccato per troppo tempo la Calabria e il sud d'Italia soprattutto. Chiaramente Lamezia è presente perché Lamezia è una città che sulla propria pelle ha pagato tanto in termini di vittime per la mafia e quindi noi siamo presenti, vogliamo urlare no alla mafia, vogliamo ricordare che di mafia si deve di fatto parlare ogni giorno, mai abbassare la guardia, mai pensare che sia un qualcosa che appartiene al passato. Quindi continueremo una nostra azione costante contro la mafia e soprattutto la mia amministrazione vuole continuare a contrastare la mafia con atti concreti, come è stato fatto nei 29 mesi della mia amministrazione, soprattutto, e in questo chiedo a tutti gli altri sindaci della Calabria di fare la stessa cosa, sottraendo tutti i beni confiscati alla mafia e soprattutto aprendoli subito.